Il progetto MANCADAM, Mesotelioma Clinical Data Platform, è stato sviluppato dall'azienda ospedaliera di Alessandria, che si caratterizza per essere hub di riferimento per le province di Asti e di Alessandria. Opera su un territorio che include il Monferrato e Casale Monferrato è noto in tutto il mondo per il mesotelioma pleurico, un tumore legato all'esposizione professionale ambientale alle fibre di amianto, globalmente raro ma frequente nelle zone in cui questo minerale veniva estratto e lavorato, con un elevato impatto psicologico e sociale in cui gli investimenti per la ricerca sono sempre stati molto limitati e le opzioni terapeutiche ancora troppo scarse. La rarità di questo tumore, le sue peculiarità, la prognosi infausta e il limite delle opzioni terapeutiche che abbiamo a disposizione impongono delle collaborazioni su ampia scala per promuovere la ricerca. E in questo contesto, l'istituzione di un data hub a livello del consorzio europeo IDEN consente di avere a disposizione delle basi dati per operare degli studi di medicina di precisione in un campo ancora troppo poco esplorato. Questo progetto rientra nel più ampio obiettivo aziendale di accreditamento dell'azienda ospedaliera come istituto di ricovero e cura a carattere scientifico per il mesotelioma e le patologie ambientali. Il gruppo di lavoro ha coinvolto un team multiprofessionale tra la SSD Mesotelioma, l'area ECT, in particolare gli ingegneri Ricci e Cugnetti, è stato supportato dal Dipartimento della Ricerca ed inoltre è stata istituita una collaborazione con alcuni partner tecnologici, tra cui Google Cloud e Reply. Seguendo le linee guida per ottenere un dataset codificato a livello europeo, le fasi progettuali hanno previsto l'identificazione e classificazione delle fonti da cui ottenere i dati di interesse, la progettazione e l'implementazione del dataset con criteri identificati nella prima fase e un'attività di monitoraggio periodico per il controllo delle qualità del dato. Una volta ottenuta la versione stabile del Common Data Model, lo stesso è stato valutato attraverso strumenti di data quality assessment, iterando le attività di data cleaning. Le fasi di identificazione e classificazione delle fonti, così come la progettazione dell'ETL, hanno richiesto il confronto tra competenze di settori molto differenti, sia interni che esterni all'azienda, che hanno comportato l'integrazione anche tra culture organizzative diverse, che ha richiesto la definizione di una base comune di linguaggi tecnici specifici per consentire una migliore collaborazione e integrazione di competenze, competenze di tipo clinico dei medici che ogni giorno seguono il mesotelioma, competenze di gestione e progettazione delle basi dati, competenze legate alla metodologia di Common Data Model e infine il tutto ha richiesto un approccio di project management per il coordinamento nel rispetto dei vincoli di tempo, di costi e degli obiettivi di performance che è stato seguito dall'ingegner Cugnetti dell'area ICT. L'istituzione di un database europeo da estendersi ad altri centri di riferimento su un tumore raro come il mesotelioma è un presupposto fondamentale per poter creare una piattaforma per studi traslazionali, per poter finalmente identificare dei biomarcatori predittivi così importanti in questo tumore, ma anche per progettare dei trial clinici innovativi, garantendo un arruolamento rapido dei casi. I benefici derivano sicuramente dalla disponibilità di basi dati ampie che aumentano la probabilità di successo delle sperimentazioni cliniche stesse e che possono anche consentire lo sviluppo di modelli di innovazioni tecnologiche su un tumore raro quale il mesotelioma, eventualmente da estendersi ad altri tumori rari. Inoltre, per rendere i dati coerenti con la terminologia del modello adottato, è stato necessario ricodificare le prestazioni specialistiche registrate nei dataset aziendali secondo degli standard internazionali, il che ha consentito di ottenere un duplice obiettivo. Da una parte è stata raggiunta la standardizzazione delle codifiche per la finalità della ricerca, ma dall'altro è stato anche avviato un percorso virtuoso di pulizia delle prestazioni codificate all'interno dei dataset aziendali che in futuro potranno essere utilizzati per ottenere una maggiore interoperabilità a prescindere dalla finalità stessa della ricerca, anche per l'attività clinica di tutti i giorni. Per quanto riguarda gli sviluppi futuri, prevediamo un'estensione del modello di raccolta dati del database IDEN a tutti i dati clinici, un ampliamento progressivo della piattaforma di Data Lake grazie alla standardizzazione delle codifiche delle prestazioni per l'implementazione di PDDA data-driven,
uno scambio di dati e di informazioni a livello europeo con il coinvolgimento anche di altri centri di riferimento, ad esempio nell'ambito delle European Reference Network, la cui rete è Huracan, l'ospedale di Alessandria, proprio per il mesotelioma partecipa. E infine una valorizzazione del progetto a livello italiano per lo sviluppo di data repository all'interno dell'ecosistema dati sanitari come da linee guida nazionali per il fascicolo sanitario elettronico 2.0.